facendo in modo oggi che non aumenti il degrado da oggi in poi, ma senza cancellare nulla di quello che è stato previsto. Per quello interveniamo solo a sostenere dove potrebbe rischiare di non farcela più questo edificio e di rischiare il collo. Quindi lasciando sicuramente una parte sia a quest'aia, così la parte ad erba, a prato, attuando però un sistema di canalizzazione delle acque in modo tale da evitare che si creino proprio buche e canali di grotta, o risalendo dove non so ben funzionare. Ecco, direi che come punti. Questo è un progetto, ecco, cosa rappresenta questo progetto all'interno del Comune di Milano? È un progetto pilota, è un progetto modello, perché è il primo esempio, potrei dire, di vero restauro conservativo di un manufatto rurale, in cui la finalità è quella di conservare. Una cosa che non ho aggiunto, ma il rinforzo dei solai sarà, non c'è necessità, anche questi che sono in realtà i solai un po' più danneggiati, meno solidi, non sarà assolutamente necessario sostituirli, come talvolta succede, ma vengono rinforzati con delle piastre di acciaio, dei tiranti, in modo tale che vengano aiutati a sostenere, ma non sostituiti. Tutti questi interventi sono reversibili, perché nell'ottica del rispetto della materia non si intervenga a demolire anche per gli stessi impianti, non verranno attuati interventi sotto traccia, in modo tale che tutti gli impianti siano visibili ed esterni, che non vadano a... Questo è un criterio. Una domanda, ma gli ambienti proprio fattivi, cioè saranno visitabili? Sì, hanno una destinazione d'uso particolare? Allora, lo scopo del restauro è rendere, la prima operazione è la messa in sicurezza, quindi questo è il sostegno. E poi verranno adibiti a nuovi usi, quali usi vi chiederete tutti, non lo sappiamo, sarà una decisione politica non possiamo neanche noi, ci sono tante istanze, il Comune di Milano le ha ascoltate, tra l'altro ha presentato uno studio proprio su questo ad altri colleghi del Politecnico che si occupano del politiche sociali e prevenzione dei conflitti, per cui poi sta al comune decidere chi entrerà, comunque con questo, mi sento di dirlo, con questa duplice valenza verrà rispettata la cucina, cioè agricoltura e cultura insieme. È un progetto, c'è già un progetto definitivo in comune, di restauro, sono tanti anni che sta facendo, con tutti, come dicono, con tutti i debiti che c'è del Comune di Milano per fare tutte queste lavori. È cofinanziato dalla Fondazione Calcio. E tanti anni che la dovevano mettere a posto e non la mettono mai, peccato che l'hanno distrutta, perché era bello. Non è distrutta. Beh, insomma, l'hanno abbandonata, intendo dire, ecco. Però adesso possiamo conservarla perché non è ancora distrutta. Perché ai tempi siamo stati noi a salvare il parco dai drogati, quindi noi siamo stati. La conosciamo la persona perché ha lavorato. Negli obiettivi che si è fissato il comune, il Cascina Interno dovrebbe essere aperto in tempo perenne, certo, quindi per il 2015. E quindi questi lavori servono per far entrare in tutta sicurezza la gente entro i primi mesi del 2015, non è che manca molto, manca un anno e qualcosa di lavoro. Peccato che l'anno prima. Adesso è arrivato finalmente il momento della svolta. Cascina Interno diventerà la porta d'ingresso verso il Parco delle Case, ma verso il sistema dell'Ovest, certo, da qui all'Expo. Certo. Quindi si apre una porta da Cascina Interno
la cosiddetta porta delle colture storiche verso Expo. Esatto, è passato. Ha sostenuto tanto noi. Quello è stato un passaggio fondamentale con delle firme e la vicinanza della gente è stata fondamentale. Loro sono già molto avanti, hanno presentato il progetto particolareggiato e stamattina avevamo anche qua il vice sindaco di Cesaris. Entro ottobre hanno qualche problema, come sempre, dovrebbero partire le gare d'appalto e per i primi mesi del 2014 dovrebbero partire i lavori. Però, come diceva prima Paola, non sono lavori globali di, come di, dalla stabilità, ha messo in sicurezza il famoso cappello che è sul tetto, le scarpe per l'umidità di risalita e qualche cosa. Deve essere sconfitto il nemico numero uno che è l'umidità, di caduta dei tetti o di risalita dal carico. La signora che vuole parlare? Sì. Senta, mi sembra di capire che è un po' prematura la mia domanda, però voglio provare a porterla lo stesso. Secondo lei ha senso immaginare, già pensare che una piccola porzione di questa cascina possa essere destinata a fare, non so adesso come esprimere questa cosa, diciamo da luogo di incontro, da luogo di, per fronteggiare quello che può essere il disagio giovanile, ad esempio nel quartiere a Milano, immaginando che si possa creare un'associazione o qualcosa di simile che possa essere rivolta fondamentalmente ai giovani e magari anche ai giovani con disagio o anche senza disagio, comunque orientata in questo senso. Secondo lei ha senso ora funzionare un po' così le idee, prendere contatti in modo tale da vedere se può esserci una distribuzione di questo tipo? Bisognava presentare la cosa al bando. Il bando è per il bando è per la ristrutturazione. No, sì, allora, se si riferisce al bando delle 16 cascine, no, questa è fuori, perché è un progetto in corso già di restauro, le altre cascine non ce l'hanno. Le altre cascine, a parte che prima era la manifestazione di interesse, quindi è semplicemente per sapere qualche idea, ma non andrà a bando, sicuramente non nei prossimi, andranno una volta messe in sicurezza, allora dovrebbero andare a bando, comunque non so quale procedura attuerà il comune per dare in affitto i locali che verranno resi. Però non è sicuramente tra le prime cascine che si dice, tra l'altro in corso a Nocetum un altro incontro proprio su questo oggi, per andare a bando per nuove destinazioni d'uso. Ma la destinazione ad uso sociale e agricola è già, diciamo, fondamentalmente questa direzione è già stata presa, perché a me viene da pensare, ad esempio, appunto, che è molto interessante collegare la coltivazione, comunque il rapporto con la terra e a tante altre cose che possono interessare magari ai giovani, sia come possibilità di costruire lavoro e come possibilità di costruire aggregazione, visto che c'è un'emergenza tanto educativa quanto così sociale, anche di benessere psicosociale, no? Nella città di Milano con la crisi e tutte queste belle cose. A me sembra, forse perché sono madre di tre ragazze belle sveglie, insomma, con tante idee, che hanno amici, che hanno anche sì, tante idee, mi sembra, e guardandomi anche intorno, insomma, che, notando che c'è anche un po' di disorientamento e anche un po' di scoraggiamento fra i giovani in questo momento, no? Sul discorso della crisi e tante altre cose. A me viene da immaginare che questo può essere un luogo di protezione e di costruzione in questo senso di questo tipo di umanità, insomma, che sono i giovani, anche perché, lo dicevo anche all'assemblea che c'è stata al consiglio di zona, mi sembra che qui siamo tutte persone di una certa età che hanno, soprattutto voi avete lottato tanto per preservare questo luogo e avete ottenuto una meravigliosa vittoria, abbiamo ottenuto una meravigliosa vittoria di cui vi ringrazio tantissimo.
Ma noi dobbiamo guardare in avanti, cioè se i giovani capiscono il valore di questo luogo e cominciano a investire in questo luogo il loro qualcosa di proprio, questo luogo avrà una prospettiva. Diversamente saremmo stati molto bravi, ma non so se mi sono spiegata. Guardate, è tutto, io non ho niente di costruito, di definito in testa, è tutta una cosa che mi viene man mano, insomma, che si procede nella... cammino, ecco. Voglio capire il suo, e anche la vostra idea, la vostra opinione. Abbiamo qua Ivano Grioni, vicepresidente di zona 7, potrebbe darti la risposta. Presidente della commissione Parchi dell'Ovest, tra l'altro, che ha seguito. Prima di tutto io partirei da una precisazione. Questa piscina qui era già chiusa. 2 o 3 anni fa è stata chiusa. Non casualmente, per scelta, diciamo, quindi questa amministrazione, se non altro, un anno fa ha riaperto la cascina, quindi questo è già un passo. Questo progetto di ristrutturazione non completa, ma ovviamente è il passo successivo. Poi si potrebbe far sempre meglio, sempre di più, se ci fosse un po' più di quattrini. L'orientamento da dare a questa cascina è quello di agricoltura, quindi associare l'agricoltura alla cultura. Ovviamente non ci potrà essere un'agricoltura con macchinario pesante, perché non ci sarebbe neanche il posto da mettere i macchinari, non ci sono più nemmeno i terreni per dare reddito, perché alla fine poi, quindi diciamo, mettere qualcosa di magari di agricoltura, diciamo così, leggera, senza macchinari, con qualcosa che ricordi la cultura del luogo e comunque l'agricoltura in generale. L'ingresso, la cascina come ingresso del Parco delle Cave e come tutto quello che è stato detto prima. Questo è un po' l'orientamento che ha il comune. Poi dopo la fila delle persone, delle associazioni che vuole entrare, poi dopo, quando le cose sono sistemate, sarà lunga. Vedremo di fare una scelta in questo senso, in questa direzione, con anche qualcosa che magari possa anche autosostenere la cascina, perché poi c'è anche un problema di risorse economiche per cercare di... Quindi bisogna coniugare un po' tutte queste cose. Tornando un attimino a cosa ha detto Paola Branduini all'inizio, cascina all'interno è stata prescelta per il rapporto cascina-campo, più aggiunto anche città, Paola, città-cascina-campo, perché ad esempio Cascina-Cuccagna, che è un porto bellissimo, però gli manca il rapporto campo-cascina, cioè c'è solo la cascina e la città. Questa cascina interna c'ha il suo campo, quindi campo-cascina-città. La tua proposta, Ileana, è meritoria di essere sicuramente presa in considerazione, però la priorità verrà data a iniziative che permettono la rinascita dal punto di vista storico, culturale e culturale di questo luogo. Non escluso che ci sia la possibilità di inserire anche un'attività come chiedi tu, però sarebbe forse, a mio parere, però, più adatta in una cascina che non ha più quel trittico cascina campo città. Ecco, una cascina un po' più urbanizzata andrebbe benissimo per ciò che sostieni tu. Qui c'è il campo da valorizzare, il suo collegamento col campo. E quindi io pensavo che proprio il fatto dell'agricoltura come proprio strumento anche educativo, coltivare la terra anche come strumento educativo, fosse una cosa interessante. Beh, ecco, nel momento in cui l'approccio educativo e di coinvolgimento sociale parte dall'agricoltura, quindi dal lavoro dei campi, che sia orticolo o agricolo a pieno campo, allora direi di sì, cioè è un'attività che... Però bisogna partire da lì, mi suggerisce. Sì, perché deve essere salvaguardato questo rapporto, perché qui l'abbiamo ancora, in altre cascine non c'è più. Quindi la volontà è che non diventi tutta una sede solo di, che non siano locali in affitto per qualsiasi attività, associazione o attività del terziario, ecco, ma che
sicuramente una parte, per quanto sia ancora definibile, probabilmente tutta la parte diciamo che è l'eliminazione agricola, cioè grandi, che sia utilizzata ancora per attività agricole, anche come dico di nuova agricoltura, cioè un'agricoltura relazionata con la città, che come diceva giustamente il professor Greoni, non sia l'agricoltura tradizionale o non più, perché ha bisogno di macchinari più pesanti che probabilmente non entrerebbero fisicamente dal portone, perché adesso sono troppo grandi, e quindi appesantirebbero anche... L'agricoltura si intende anche coltivazione degli orti, di orti, anche orticole o orticole a pieno campo. Questa... Allora, immaginare che un gruppo di ragazzi, io ne probabilmente uno che è un mio collega fra l'altro di lavoro, che è un pollice verde, un amante della terra incredibile, che coltivino e rivendano o coltivino e promuovano questa cosa qua, non può essere... A priori direi... Sì, magari facendo agricoltura biologica... io non so assolutamente niente, sono solo uno che mangia. L'agricoltura biologica la chiederà al comune. Noi siamo il secondo paese al mondo per agricoltura biologica, mi ha detto un professore proprio del Politecnico che ha analizzato la questione, lo siamo perché ci sono forti finanziamenti statali. Quindi l'agricoltura biologica economicamente da sola non regge al momento. E guardate una domanda sull'economia. Cascina Cuccagna, da quello che ho sentito, hanno messo sul piatto 3-4 milioni di euro, loro, non ne ha messi il comune, e pagano tuttora 28 mila euro all'anno di affitto. Qui chi, quanto pagherà? Quanto... Non so quanto pagheranno. Comunque le attività che devono insediarsi qui devono avere una capacità di autosostenersi e diciamo di pagare un affitto. Cioè questo è ovvio, dire ovvio, non potranno essere sovvenzionate pagando dal comune, questo no. Quindi che abbiano finalità sociali, culturali, agricole, ma anche gli agricoltori che si insedino devono produrre reddito, così come le associazioni autosostenersi, altrimenti non è possibile per il comune farlo, e non sarebbe neanche esemplificativo nei confronti degli altri casi che si spera poi possano dar luogo a altri esempi a partire da Cascina di Terno. Forse se posso rispondere, questa è una seconda scommessa dopo quella della Cascina Cuccagna che è messa in atto, dove più o meno tutti c'è stata un po' la buona volontà da parte di tutti. È chiaro che questi modelli non sono modelli in fase di elaborazione e sono anche modelli nuovi, per cui è importante trovare la soluzione compatibile con quelli che sono gli obiettivi della finalità sociale. Se ci fossero già diciamo delle soluzioni già diciamo standardizzate.